Buongiorno, allora incominciamo subito. Oggi ho visto ieri su Instagram la scelta tra due palette. Pensavo ci sarebbe stata una grande lotta e in effetti così è stato, perché le palette in realtà non sono poi così diverse. La prima è la Violet Voss di Ace Beauté, questa, e la seconda è la Spectral Palette di Linda Alberg, che è questa. Non sono uguali, ma il vibe è sicuramente abbastanza simile. Andiamo a vedere chi ha vinto, però. Perché? Allora, potevo prepararmi la prima questa, ma non fa niente. Ha vinto Ace Beauté. Ah, c'è stato un aumento di voti all'ultimo secondo, perché ho guardato mezz'ora fa e in realtà avevano i voti molto lì lì. Quindi niente, usiamo la Violet Sage. Allora, incominciamo subito col viso, così ci portiamo avanti. Incominciamo con il mio primer, che io continuo a definire Blurring Primer, ma in realtà non so come si chiami. Non, Impossible, Impossible Primer, lo chiamo Wet n Wild. Hola. Poi, seconda tinta, c'è il correttore. Stamattina stavo guardando il video di una ragazza che era tanto che non vedevo. Io ho i nomi, sapete che abbiamo un sacco di problemi, per cui non ho idea di come si chiami. Una ragazza che seguo spesso, di cui seguo spesso gli anti-haul, e mi piace perché è polemica, ma nel modo giusto, non so se mi spiego, nel senso che si lamenta, porta alla luce le cose che non le piacciono in maniera anche polemica, ma rimanendo sempre educata, ecco, perché a me non piacciono le persone che fanno polemica in maniera sguaiata, maleducata. Piena di parolacce, di cui, cioè, per carità, io non mi sconvolgo per una parolaccia, io ne dico, per cui non è sicuramente quello il problema. Ma la sguaiatezza non mi piace, ecco. Invece questa ragazza qua, di cui continuo a non ricordarmi il nome, è polemica ma nel modo giusto, e quindi in realtà lei mi piace seguire. Era tanto che non la vedevo, non ho guardato se era tanto che non pubblicava o era semplicemente tanto che YouTube non me la proponeva, perché poi io appunto di solito entro sulla home e guardo, boh, quello che c'è. Difficilmente vado a cercarmi persone specifiche, e poi cioè io guardo molto spesso dei documentari su YouTube di quello che mi propone. C'è stato il periodo che guardavo i documentari sulla vita in Cina, cose raccapriccianti, tipo le dimensioni degli appartamenti, della gente che andava a vivere in città lasciando la campagna. Ho sbagliato, ho messo un sacco di bianco e no, cose veramente pesanti. Poi c'è stato il periodo che guardavo i documentari sui Romanov, che è una parte di storia che mi ha sempre appassionato. Poi c'è stato il periodo che guardavo i documentari, vabbè, sugli incidenti navali, quella per la deformazione professionale. Le sapete, mi piacciono un sacco i documentari che ricostruiscono minuto per minuto la dinamica degli incidenti, perché li trovo molto ingegneristici in realtà come documentari, nel senso che ti spiegano i fatti minuto per minuto, e molto spesso danno anche l'idea di cosa si sarebbe potuto fare, chiaramente a posteriori, perché sono quei discorsi che puoi fare solo a posteriori, cioè degli errori umani, ecco, parliamo, mettiamola così. E quindi quelli lì mi piacciono un sacco. C'è stato un periodo tantissimi anni fa, vabbè sì, andavo all'università,
andavo all'università e avevo fatto l'abbonamento a Sky. All'epoca non era così comune avere, cioè, vabbè, costava, non era come Netflix che lo paghi, boh, non so quanto lo paghi perché in realtà non lo pago io, pagherai 10-11 euro al mese, lo pagavi tanto, no? Avevo fatto l'abbonamento a Sky e passavo le ore a guardare History Channel dove facevano questi documentari minuto per minuto. Ah, mamma mia, erano bellissimi, io li adoravo. Guardavo questi e guardavo, vabbè, il National Geographic, mi piaceva un sacco, che adesso è su Disney Channel, tra l'altro. Cioè, i documentari ci sono su Disney Channel. E poi sì, vabbè, guardavo i documentari, all'epoca guardavo i documentari sugli animali, adesso mi piace di più guardare i documentari storici. Ho visto il documentario sull'incidente nucleare a Fukushima, ancora di recente, e invece adesso ho lì pronti da guardare, e che quelli non posso guardarli lavorando perché mentre video di make-up, boh, anche se perdo un po' il senso del discorso, chi se ne frega, no? Stanno lì solo per farmi compagnia tendenzialmente, cioè i documentari vanno ascoltati. E quindi... Hola. Ah, comunque vi faccio vedere che ho parlato l'altro giorno delle spugnette e mi sono state consegnate le spugnette ecologiche della EcoTools, le ho prese, quindi poi le proviamo appena questa ci abbandona. Spero tra un po' perché è nuova. Allora, il mio solito blush. Blush, 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 blush. Poi vediamo se è il caso di andare a correggere un po' il colore del blush. Sicuramente è il caso di sfumarlo. Heidi. Heidi. Sembro stanca, vero? In realtà ho dormito un sacco, però ho la faccia di una che ha dormito poco e male. In realtà mi sembra di aver dormito benissimo. Cioè non mi sembra di aver avuto grossi problemi a dormire. Stavo pensando che vorrei provare a tirare fuori un piumino per la cipria. Ora prendo un pennello pulito perché l'altro l'ho lavato e non è ancora perfettamente asciutto. Ultimamente mi sembra tornata in auge su YouTube e allora mi hanno fatto venire voglia di provarlo. Il pennello era al chiuso, però siccome era un po' schiacciatino, gli do un attimo una svirgolata per farlo riaprire un pochino. Io avevo comprato, boh, 1 o 2 anni fa, le ho usate 2 volte poi credo di non averle più usate. Quelle di Atorchina o Atorichna, una roba del genere, di cui tutti parlavano su YouTube, si trovano su Amazon. Quindi da qualche parte ce l'ho. Il problema è che non mi ricordo dove. Però devono essere per forza nel cassetto alle mie spalle, perché le spugne di solito le tengo lì e quindi saranno lì. E volevo riprovare ad applicare tra l'altro sono un po' confusionaria. Allora, volevo riprovare a utilizzarle per la cipria e contemporaneamente ho visto che qualcuno le usa in realtà anche per il fondotinta. Ho visto un video proprio recentissimo di qualcuno che la usava per il fondotinta, quindi ero curiosa di provare. Magari è un uso alternativo che mi piace. L'illuminante usiamo sempre questo ancora, poi quando decido di dire basta, decido se tenerlo
o cestinarlo, non lo so, perché mi dà un po' fastidio l'odore in realtà. Odore che senti solo quando ce l'hai aperto davanti, cioè una volta che ce l'hai sul viso non è che si sente l'odore. No, l'odore è molto forte. E considerato che ha più di un anno, oddio, che la, come si chiamava, la chocolate di Too Faced è profumata di cioccolato fino a quando non ho deciso di cestinarla. Comunque è assurdo come sulla cialda sembri così scuro e poi invece sul viso sia molto tenue, che non è un difetto, per me non è un difetto quantomeno. Ultimo prodotto viso abbiamo fatto ed è il gel per le sopracciglia, però volevo usare il pennello questo. Allora, stiamo cercando di vendere la casa in Svezia, no? E ieri mi chiama Daniele. Daniele è a Parigi oggi, cioè questa settimana è a Parigi. Mi chiama e mi fa: sono il 10 e 25 andiamo in Svezia. Cioè 25 aprile. Manco gli rispondo, nel senso pensavo stesse scherzando. E mi fa: eh sì, potremmo andare su 24 e 25. Lui ha da prendere ancora un sacco di vestiti in Svezia. Gli faccio: scusami, credo di non aver capito che cosa stai intendendo. E poi sì, perché mi ha chiamato l'agenzia e c'è una coppia interessata. E fa: posso fargli un power of attorney, che è l'equivalente di una delega, a qualcun altro per andare a firmare, però io comunque devo andare su a prendermi la roba e quindi vado. Pensavo che potevamo andare sul 25 e io gli faccio: scusami un attimo, uno come? Cioè, in aereo, ma in aereo che senso ha che andiamo in due? E soprattutto tua figlia, i cani, cosa facciamo? Non sono neanche stata a discuterne, nel senso, tutto questo ragionamento l'ho fatto tra me e me e basta, mi sono fermata lì e gli ho detto: ma se riesci a fare una delega a qualcuno, magari meglio. E mi sono fermata, sono stata bravissima. Ogni tanto ha queste uscite che tu dici: va, pazzo, pazzo. Allora, il nostro solito prodotto di Pat Infinito mi odia anche lui e quindi ha deciso di riprodursi di notte perché io non vedo l'ora di finirlo. E lui invece continua a prodursi. Allora, ieri ho fatto un trucco verde, per cui oggi facciamo per forza qualcosa di lilla barra rosa. Rosa magari. No, il viola, usiamo anche il viola perché il viola non l'ho usato. Vado ad aggiungere però un goccino di base colorata di Made by Mitchell e voglio provare. Ah, se no potremmo usare. Sì, no, proviamo questa. Proviamo questa, io qua ho i suoi pennellini perché queste scatole arrivano con un pennellino. Provo il rosa. Ok, ho già usato il viola e il pesca. Sì, il pesca miscelato con il bianco. E devo dire che non mi sono trovata male per nulla. Vado a sfumarli un po' con un pennello un po' più grosso. Bellino. L'ho caricato un po' di più di là.
Che abbiamo in camera? Abbiamo Manzo. Manzo stamattina fa il mammone. Quegli altri due invece devono essere di là sul divano. Ok, allora, vado prima con questo rosa qua che è opaco a sfumare la palpebra in alto. No, guardavo l'ora perché devo andare a svegliare Ginevra poi. Ok, nell'angolo esterno metto questo colore qua. Il mio gomito continua a farmi male, non c'è verso. Non riesco a capire. Bello, questo colore qua mi piace un sacco. È una via di mezzo tra un viola, però con una punta di rosso, però non caldissimo. E mi sembra che in realtà si lavori anche abbastanza bene, considerato che questi colori di solito fanno macchia in un secondo. E non ho polvere sul viso. Quindi molto bene. In realtà avevo sentito parlare molto male di questa palette, ma non mi ricordo perché. Che la qualità non era come quella delle altre palette. Allora, sicuramente gli shimmer sono meno cremosi. Però, sono più tradizionali, forse li definirei io, ecco. Perché ormai siamo abituati a questi shimmer così quasi gel, così brillanti, così luminosi, ma gli shimmer tradizionali secondo me sono come quelli di questa palette. Vado ad aggiungere un pochino di questo colore qua. In realtà il viola non lo stiamo usando, ma non ci stava nel trucco. Ok, allora, sì, io volevo usare, aspetta che chiudo questo prima di fare un disastro, volevo usare uno di questi tre ombretti liquidi di Sydney Grace, solo che non mi ricordo i colori, quindi adesso li metto un attimino sulla mano e vediamo quale ci sta bene. Allora, sono questi tre. Questo viola è molto bello, ma direi che in realtà è troppo scuro per il trucco, per cui userei questo. Oppure potremmo anche provare a miscelare il viola e il rosa e vedere cosa viene fuori, visto che ultimamente sono quella che mescola tutto. Proviamo a fare questa cosa qua e vediamo. Se poi è comunque troppo scuro, usiamo solo il rosa. Quindi una goccina di viola. Una goccina un po' più grande di rosa.
mescoliamo un pennellino piccino che c'ho. È meno rosa di quello che pensavo. Allora, visto che è un po' troppo beigettino, eppure mi sembrava rosa, giuro. Andiamo sopra con un altro ombretto, in modo tale da sfruttare un pochino la base cremosa, e io direi che in realtà questi due colori sono molto simili. Io direi che usiamo questo. Proviamo l'altro, se magari gli dà un colorito più rosato, sì. Non tanto però, eh. Trucco bellissimo, l'ho rovinato. Bellissimo, vabbè. Niente di eccezionale, cioè niente di così strano, però. Mi piaceva. È un po' poco rosa. Allora vado a sfumare i contorni, quindi ripristino un po' di scuro qua, soprattutto di qua che me lo sono mangiato. E anche la piega. Allora, confermo che questi due shimmer non mi sembrano nulla di eccezionale. Gli opachi però mi piacciono molto. Shimmer ce li ho un po' tutti sulla faccia in realtà in questo momento. Ok, allora, ce l'abbiamo fatta. Pulisco qua prima di, perché lo so che se no me lo stampo sulla maglietta. Sicuro come l'oro. Eyeliner. Vorrei provare a usare il nero di questa palette come eyeliner. Sicuramente funziona bene, però facciamo la prova. Ieri sera ho pulito i pennelli ed è di già pieno il contenitore dei pennelli sporchi. Vedete che mi sono sporcata la faccia? Ok, voilà, fatto.
potremmo andare a miscelare il fucsia. Manca un rosso. Ah, non c'è rosso. Non è proprio rossissimo però, eh? Non è proprio rosso. Volevo un viola scuro. No, non facciamo che non sono così brava. Nel frattempo ho piantato un'unghia nel verde, va bene. Usiamo una matita nera sotto, no? Per semplicità. Il mio mascara è sempre questo di Anastasia ultimamente, che non mi piace proprio per nulla, è una sample size, trovo che sulle mie ciglia non faccia niente e al momento, vabbè, l'ho aperto 2-3 giorni fa, 3, 4, 3, però non è niente di eccezionale. Proverò a tirare fuori un altro mascara e provare a layerarlo. Matita Momojo di Shiglem. E oggi volevo usare un altro rossetto di Clarity, anche ieri ho usato un rossetto di Clarity, però stavolta un nude e credo che sia da queste parti, 1, 2, 3, 4, si chiama Twisted Liquid Lipstick, asciugano opachi, che nella diretta di ieri mi chiedevo se sì. Ed ecco fatto, il trucco è finito. Io spero che vi sia piaciuto e ci vediamo presto. Un bacione e buona giornata. Ciao!